Morricone, premio Oscar e grande musicista e compositore, aveva 91 anni ed è morto nella notte fra il 5 e il 6 luglio in una clinica romana per le conseguenze di una caduta. Ennio Morricone è morto all'età di 91 anni, lo ha sottolineato in un composto e struggente necrologio che si è voluto scrivere da solo in prima persona e che, riferisce l'amico di famiglia e suo legale Giorgio Summa, verrà pubblicato su tutti i quotidiani e che ha come intestazione Ennio Morricone è morto. Questo l'incipit del necrologio nel quale il maestro premio Oscar ricorda con particolare affetto il regista Giuseppe Tornatore e altri amici, abbraccia i figli, i nipoti, spero che comprendano quanto li ho amati, e spiega il perché ha dato disposizione per funerali privati per una sola ragione: non voglio disturbare. Per ultima Maria, ma non ultima, a lei rinnovo l'amore straordinario che ci ha tenuto insieme e che mi dispiace abbandonare. A lei il più doloroso addio.